Benvenuti a una nuova trasmissione del Punto, anche oggi pronti ad approfondire diversi temi di diversa tipologia, lo faremo con i nostri ospiti come sempre che andiamo a conoscere. Eros Brega del Partito Democratico, presidente della seconda commissione, benvenuto. E benvenuto ad Emanuele Fiorini, capogruppo della Lega e vicepresidente della eh, seconda commissione. Certo. Allora, eh, sono molti i temi sul tavolo, politici, ma non solo, cominciamo... Uh, dalla sicurezza in uh, questa uh, puntata, uh, con l'audizione dei prefetti in commissione antimafia su immigrazione e criminalità. Un assunto di quello che è uscito: uh, i due prefetti, Claudio Sgragli e Paolo De Biagi, prefetti di Perugia e Terni, quindi ascoltati in commissione d'inchiesta dell'Assemblea legislativa. Per una informativa sui decessi per overdose e gli altri eventi acuti mortali o a rischio di morte correlati all'assunzione di droghe è emerso che non risultano evidenze di un incremento della mortalità per overdose e che l'azione di contrasto verrà ulteriormente potenziata con i 23 carabinieri in arrivo. Sia Perugia che Terni si caratterizzano come mercati delle sostanze stupefacenti agevolati dalla presenza di vie di comunicazione stradale. Stradali e ferroviarie. Allora partiamo da qui, partiamo da questa situazione, lo faccio con Emanuele Fiorini. Sì, innanzitutto buongiorno, grazie. E, no, la situazione, anche da come è stata rappresentata dai prefetti, eh, va, va contrastata ancora di più. Eh, abbiamo uno spaccio che nelle zone, soprattutto io del territorio del Nano, le quali conosco più con precisione, sono ormai gestite e sono, diciamo così, in mano. A malviventi, a spacciatori, e anche se periodo, negli ultimi periodi c'è un forte contrasto. Anche Perugia ha le sue criticità, come abbiamo visto lì, uh, nella zona di Fonti ma grazie anche al ministro Salvini eh, sono stati eh, mandati ulteriori 23 uomini per contrastare questo fenomeno. Ma eh, anche in audizione con i due prefetti io ho sottolineato una cosa eh, a mio avviso molto importante, quella di cercare di fare più informazione, perché negli ultimi anni l'informazione eh, nei confronti contro le droghe eh, è venuta meno, invece è importante soprattutto nelle scuole, anche perché i prefetti hanno sottolineato come l'età del consumo della droga sia abbassata. Dunque questo è un grave dato, va contrastato ma va contrastato in primis con l'informazione. Tornare a fare informazione all'interno delle scuole, battere proprio a martello affinché i giovani non cadano in queste trappole. Mm, il percorso oh, della droga è, è, brutto. è brutto, essendo poi padre di quattro bambini eh, mi spaventa pure e mm, cercherò in tutti i modi di, eh, di adoperarmi affinché venga mandato e venga fatta un'informazione costruttiva. Io ho lanciato anche in audizione. Oh, un messaggio, un'idea, quella di coinvolgere persone all'interno di comunità eh, per, dove eh, svolgono la loro, mh, il loro percorso per uscire da questa grave situazione. Perché quelle persone? Perché quelle persone hanno vissuto eh, quel periodo oggi lo raccontano come il peggior cioè, periodo della loro vita raccontare e, per, e raccontare l'esperienza e a un ragazzo comunque delle scuole medie, delle scuole superiori, avendo comunque in questa forma fascia di età, uh, un cervello che è una spugna uh, sicuramente gli apre la mente e li fa riflettere. Allora, dobbiamo anche sottolineare che all'azione di polizia si associa a quella di prevenzione in applicazione del progetto Scuole Sicure e dei protocolli firmati dal Ministero dell'Interno. Brega, venite entrambi sia lei che Fiorini da Terni, eh, situazione spesso perugia è stata eh, sulle prime pagine dei quotidiani nazionali non si hanno dati insomma particolarmente preoccupanti no? in questa ultima fase se non diciamo, una situazione tutto sommato sotto controllo però ecco qual è la sua più grande preoccupazione? Io credo che il tema della droga sia un tema che non va mai sottovalutato al di là se un mese in più un mese in meno il i dati possono salire o scendere. Eh, credo che vadano divise le due cose. Io ho massima fiducia delle istituzioni che sono preposte a combattere il sistema droga e la, la, la delinquenza, che tutto eh, ciò gira dietro a questa situazione. Lo sono al di là di chi è ministro degli interni, sostanzialmente perché ho fiducia dell'apparato dello Stato che va al di là delle appartenenze politiche. Dunque ho fiducia nei prefetti, ho fiducia nei questori. Ho fiducia in tutte quelle persone delle forze dell'ordine che quotidianamente lavorano per contrastare il fenomeno droga. Poi ci sono delle politiche da adottare, che appunto spettano alle istituzioni, spettano alla politica. Un tema su cui io mi batterò sempre, perché sono impegnato tra l'altro in prima linea su questo tema, al di là della politica, eh, credo che sia per esempio, di cominciare a fare degli atti forti. Su questa distinzione tra droga leggera e droga pesante. La droga è droga, non esiste una distinzione droga leggera e droga pesante. Bisogna cominciare su questo culturalmente a dimostrare che questi, i dati che vengono da alcuni paesi dove hanno liberalizzato, dove si parla di liberalizzazione anche in Italia, c'è la dimostrazione che sono aumentati i ragazzi che fanno uso di sostanze stupefacenti, e non sono diminuiti. E poi di, bisogna distinguere eh, chi vuole diciare ah, no, se però se la liberalizziamo finisce il business. Se no, il business purtroppo ci sarà sempre e si combatte non liberalizzandola, la droga si combatte combattendola. Dunque credo che il messaggio che debba partire dalle istituzioni, dalla politica è quello massima fiducia negli organi inquirenti che devono fare la loro parte, però la politica e le istituzioni debbano prendere delle posizioni nette, forti, inequivocabili, dicendo che la droga è droga, bisogna combatterla sin dall'inizio, senza fasi di distinzione, senza eh, far passare quei messaggi che qualcuno al di là delle appartenenze Vuole in, anche in, ogni tanto riporta l'attenzione di questa situazione tra droghe leggere e droghe pesanti. La droga è droga. Quindi prevenzione e contrasto. Prevenzione e contrasto prevenzione eh, aspetta anche all'istituzione della politica, sostegno massimo a chi la deve allora, combattere, eh, al di là delle appartenenze politiche, perché certo. poi dopo vediamo che se è un fenomeno della droga: è un fenomeno che si porta dietro da anni, da decenni. Che sono cambiati tanti governi, nessuno, però credo che tutti insieme su questo. Diciamo, argomento potrebbe, possiamo sicuramente dare un contributo importante facendo la nostra parte nel, nostro, nel rispetto dei nostri ruoli. Rimaniamo ancora in tema di sicurezza, è un tema particolarmente caro al suo partito, no, Fiorini, è quello dell'immigrazione. Insomma, un argomento con il quale la Lega ha fatto una campagna elettorale fortissima, sta proseguendo su questo filone. In Umbria come siamo messi, secondo lei? Beh, in Umbria siamo a avviso messi, messi benissimo. C'è bisogno di un contrasto forte. Tornando anche al tema di prima, i spacciatori: eh, il 95% sono stranieri. Va, questa gente va presa e rispedita a casa immediatamente. Anche perché, purtroppo, e spero che qui i Salvini, come sta prov già provvedendo, eh, avvenga proprio il rimpatrio dal momento che ti prendo, che tu stai rovinando perché quello che è eh, è che rovinano la vita di altre persone e ti rimando a casa. La sicurezza mh, sono aumentati i furti, sono aumentati negli ultimi eh, anni ehm, i, anche i scippi. Va contrastato, va contrastato con l'invio eh, di, di ulteriori unità, ma anche mettendo in campo varie situazioni, come la videosorveglianza, come mh, noi pensavamo anche un attimo, di valutare eh, per quanto riguarda i comuni interni anche a costituire delle ronde delle cosiddette famose ronde ma che realmente sono persone sì, sono importanti che sono persone che tutelano e controllano il proprio territorio indubbiamente indubbiamente in, ehm, in supporto e in eh, collaborazione soprattutto con il eh, prefetto eh, questa è una, una delle tante idee sono, o, a cui abbiamo pensato oltretutto ehm, è vero, eh, come, disse anche, come dissero i prefetti, che i furti, i dati che loro hanno sono uh, diminuiti, ma anche per, sono diminuiti perché molte persone si sono rassegnate, non vanno più a denunciare i furti perché tanto comunque non, è che risolvono, no, non risolvono il problema. Ma la sicurezza va contrastata sulle strade, va contrastata sulla scuola, va contrastata a 360 gradi. Dobbiamo rendere le città più vivibili e una regione più vivibile. Soprattutto qui lancio un allarme, come l'ho lanciata anche in audizione, abbiamo a mio avviso un'infiltrazione mafiosa abbastanza elevata. Quella va assolutamente spianata. Prega, eh, Terni nelle ultime, negli ultimi mesi, insomma nell'ultimo periodo è andata anche in questo caso spesso sulla cronaca per fatti insomma anche particolarmente gravi, no? quindi adesso usciamo dal mondo della tossicodipendenza, degli spacciatori eccetera, entriamo in quello della microcriminalità, della criminalità organizzata eccetera. Qual è la fotografia della sua città? Innanzitutto la fotografia della mia città è una fotografia che riscopre un po' le province italiane che se noi andiamo a vedere un pochino quelle che sono oggi le province italiane riscopriamo questo. Mantenendoci in Umbria, credo che il collega Fiorini si sia reso conto che nonostante che la Lega governi, visto che parla sempre di Lega e Salvini, si è reso conto che da quando Salvini è ministro degli interni l'Umbria e le due città più grandi sono state diciamo, estromesse da alcuni finanziamenti importanti. Per progetti sulla sicurezza e sulla videosorveglianza, in particolar modo sulle scuole. Ma questo lo capisco perché la politica leghista è molto legata al territorio del nord e eh, diciamo, l'Umbria non viene considerata tra le loro priorità. Io invece credo che i cittadini in Italia abbiano la stessa diciamo, importanza. Eh, non mi sostituisco agli enti preposti, alla polizia, ai carabinieri, credo che le ronde sia un fatto che porta indietro, non porta avanti. Io sono perché eh, chi governa giustamente si assuma le proprie responsabilità dimostrando di essere migliore degli altri e dunque non, eh, il problema non sono i 23 carabinieri, forse sono pochi o sono tanti, spetteranno i prefetti, io riconfermo la fiducia ai prefetti, ai questori, ai poliziotti e ai carabinieri voglio dotare, dotare loro di strumenti e di personale al massimo per poter garantire la sicurezza a noi cittadini credo che oggi la fotografia dell'Umbria sia una fotografia che, che sta, secondo me, migliorando ma il problema dell'Umbria è il problema economico in Italia si continua a parlare solo di immigrazione e non si parla di quello che è il vero problema che è il problema economico eh, in campagna elettorale si erano promessi come fece Berlusconi tanti anni fa milioni di posti di lavoro oggi non si vede lavoro non si vede reddito di cittadinanza l'emigrazione le, è aumentata e eh, la delinquenza è aumentata questo è il tema perché gli emigrati non è vero che sono diminuiti ma sono aumentati e comunque sono nella stessa linea del passato governo ma Fiorini non è d'accordo i dati, i i dati in... non è che li dico io i dati li dà il ministero degli interni e come ricorda Fiorini il ministero degli interni a guida dell'onorevole Salvini allora, O smentisce Salvini o deve eh, accettare quei dati che dimostrano come le, il flusso di immigrazione è in linea con l'ultimo governo mini, del mini, con il mini ministro Menditi, dice lei. Eh. Eh, Fiorini, veloce perché dobbiamo sì, entrare in altri in argomenti. Non è assolutamente vero, risponda al, co al collega Brega che i sbarchi sono stati nettamente. Eh, Dimezzati eh, il problema uh, della, uh, uh, della videosorveglianza non è che non è rientrata Terni, ma uh, Terni ha una, ha una posizione come Perugia uh, diversa perché in questa prima fase sono stati finanziati i primi 428 se non erro progetti e nella seconda fase a breve verranno finanziati gli altri, da cui rientra anche Terni. Dunque Terni ha, è stato, uh, stata finanziata il discorso che trovie. lì le. le, le uh, i criteri per presentare questi progetti sono stati fatti da, dal vecchio governo, dunque, qui non è che c'entra Salvini, anche perché siamo arrivati al governo da pochi mesi. Come siamo arrivati anche al governo della città e abbiamo trovato una, una città al collasso, un disdetto proprio in un disastro. E dunque, a Breca, non vado a stare sereno. A stare brega. sereno e sicuramente loro hanno avuto vent'anni che non sono riusciti a fare quadra, noi con poco già stiamo facendo moltissimo. Questa è una frase renziana, no? quello dello stare sereno, brega che rispondo. Aspetta, collega, dico soltanto una cosa che con gli spot, come abbiamo visto di Renzi, che, 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 che fine che ha fatto. Insomma, dunque il tema è un altro. Se prendono come esempio Renzi può essere preso in positivo o in negativo, questo lo lascio ai e cittadini decidere. Brega, chi comanda di più 5 Stelle o la Lega? secondo lei ma Salvini fa finta di governare ma poi Di Maio quando alza la voce Salvini deve fare quello che dice Di Maio sostanzialmente è così insomma no è chiaro ma adesso il tema non è il tema è governare bene perché io diciamo, sono due linee diverse sì è ma è normale hanno messo insieme due cose che non riescono a stare insieme però il potere e la, la voglia di governare, ma io di io rispetto e condivido perché poi è giusto, gli elettori i cittadini hanno votato, è giusto che è governino, come, come a Terni. Dopo sei mesi però a Terni non si può continuare a dire quello che ci ha lasciato. Dopo sei mesi uno che si è candidato a fare sindaco o una coalizione deve prendere atto perché dopo sei mesi deve fare delle proposte concrete, perché altrimenti non ti candidi a guidare una città se il tema dopo sei mesi è solo quello di dire... Quello che ci ha lasciato bisogna avere e fare delle proposte che vadano in qualche maniera incontro alle esigenze dei cittadini. Io sono contento che voi governate bene perché io spero che possiate dimostrare di governare bene perché vi attende in Umbria ben ben che è un buon governo, non ho ambizioni ulteriori, però mi sembra di vedere, eh, caro Emanuele, come ho avuto modo di dirti più volte, che non c'è questa consapevolezza che eh, un conto, io dico sempre, è, è vincere le elezioni e un conto è governare. Ecco, voi ancora siete rimasti no. all'aver vinto le elezioni. No. Il governo è un'altra cosa, perché io ho, eh, e mi auguro che voi possiate dimostrare il contrario, ma nella città di Terni come a livello nazionale, ribadisco, il problema è l'economia. Il problema non è se si sfora cioè, lo 0,4, il problema europeo. È il oh, perché, perché io, è tutti siamo, io sono a sostegno dello sfioramento dell'Europa. L'importante è che questo ci possa portare più ricchezza, cioè. possa portare lavoro ai giovani, possa portare okay. le, alle aziende. Ma se questo serve solo per fare, come si faceva 30 anni fa, al di là di chi lo faceva, un assistenzialismo che l'Italia non Ma si beh, può beh, più permettere. È, è questo il lei dice tema. E non c'è più investimenti e meno Appena, pieno sostegno, di cioè, ma io, rega, so, io sono ricapire, da, per però. dare il pieno sostegno ma, al Fiorini, governo Fiorini, laddove Fiorini, venga dimostrato veloce la verità. rispondo via. solo con una parola: sono solo quattro mesi, non sono sei. E servito diverso tempo solo per sistemare e fare il bilancio riequilibrato. Ma quello no, perché quello no, perché anche lì devi sapere, lì ci sono i commissari e dunque la legge dice un'altra cosa, perché per fare il bilancio, lì te lo fanno i tre commissari mandati dal Ministero degli Interni, bisogna su queste cose... No? Eh, allora, allora, il tema è un altro, ma io non voglio accusarvi di nulla. Io, no, no, io per me, io no, vorrei darvi è, dieci è anni. È un democristiano che cerca sempre di arrampicarsi. No, no, ma io sto dicendo la verità, <ride> non è che mi... allora, ma io non ho problemi. Io vengo a termi, però perché oggi siete in tempo di disposto, spazio a termini e parliamo di sanità su un tema che spesso vi siete trovati d'accordo. Di ma perché il Consiglio Comunale non hanno mai numeri per poter governare? Eh, però, vabbè, Fiorini risponde in dieci eh, secondi. L'altro giorno l'hanno preso per orecchie hanno portato ah, il Consiglio Comunale a votare è assolutamente, allora, dire, allora, è assolutamente leggo, dire, allora, dire. i giornalisti che scrivono scrivono sbagliato i giornalisti fanno il loro lavoro ah. e devono vendere informazioni ma a volte giusto a volte errare no, i giornalisti no? dicono sostanzialmente la verità eh, ecco, diciamo e, un po' però la maggioranza c'è eh, va bene eh, dicevo, un tema caro a tutte e due, parliamo di sanità, oggi la impostiamo più su Terni, questa trasmissione come avrete capito, eh, essendo sia Brega che Fiorini due punti di riferimento, possiamo dire, della, de, della politica ternana, ma non solo, insomma, no, della città di Terni e di, di, di quel territorio. Eh, Fiorini ha presentato un'interrogazione sulla fuga dei primari dall'ospedale di Terni. Brega, lei più di una volta è intervenuto su questo tema. Qual è la salute, parafrasando, insomma, un po' l'argomento, la salute eh, della sanità ternana? Prega. Guarda, io su questo sono, a differenza eh, di Fiorini e di tanti colleghi dell'opposizione, mi si vorrà riconoscere che ho avuto una linea sempre chiara, ci sono atti. Io ritengo la direzione dell'azienda ospedaliera di Terni la peggiore direzione degli ultimi, da quando esiste l'azienda ospedaliera ternana, senza una linea, senza un'idea. Una, eh, diciamo, eh, un governo approssimativo, un governo fatto esclusivamente sull'umore eh, eh, e fatto soltanto eh, diciamo, su valori che non sono quelli della meritocrazia. Credo che nell'azienda ospedaliera di Terni vada riportata professionalità, meritocrazia e eh, una direzione che possa avere e guardare avanti per il futuro di quella città. Oggi ci accorgiamo di questo, abbiamo visto in questi giorni, purtroppo che è una brutta notizia che ha portato un medico che ha deciso al suicidio. Al suicidio. Abbiamo visto, almeno così così sembra e abbiamo visto che quel fatto ha mandato in crisi un, un, un ospedale intero perché c'era gente che non riusciva a far Allora, Se un evento così triste riesce a mettere in crisi un'organizzazione di un'azienda ospedaliera, mi chiedo chi governa quell'azienda ospedaliera Vabbè, in questi anni. In Dunque io credo che su Terni bisognerebbe fare uno sforzo per i cittadini mettendo da parte le appartenenze e pretendere, io l'ho detto più di una volta, e questo loro lo sanno, eh, dobbiamo fare, proporre subito all'assessore di, di costruire oggi un impegno per proporre la costruzione del nuovo ospedale, perché quell'ospedale così non può più andare avanti io ti porto solo un esempio banale quando eravamo giovani, almeno io e mi ricordo che andavamo in bicicletta io bucavo sempre, allora andavo da mio padre e gli dicevo: papà mi dai i soldi per comprare la camera d'aria lui me li dava, io invece di comprare la camera d'aria le andavo a divertire in altra maniera e compravo i tippetop alla fine la camera d'aria era piena di tippetop e è scoppiata, e dice, ma come ho dato i soldi ieri? Eh, però, lo... allora oggi quell'ospedale, portavo l'esempio di tippetop Dopo, vi stiamo mettendo tutte pezze, non servono. Quell'ospedale vanno ringraziati i medici, i infermieri, le persone che lavorano lì, che devono lavorare tre oggi volte. Struttura... Ha bisogno di no. fare una scelta e se noi riusciamo oggi a impegnare soldi a fare questa scelta, oggi Terni potrà avere un ospedale all'altezza di, quel... di, az... di chiamarsi azienda ospedaliera. Fra sette e otto quelli sono i tempi. Ma se non ci impegniamo oggi, Terni rischia di uscire fuori. Ma io ho parlato, ma sembra che anche i colleghi dell'opposizione, mi piacerebbe su questo, trovare un'unità di intenti. Perché, perché non un un problema mio, però se di un po' un problema di quel territorio che adesso questo sindaco mi auguro che lo ponga in maniera forte di questo ruolo della centralità dei Terni che io anche in maggioranza ho sempre posto perché la ritengo la priorità di quel territorio in questo momento. Prega, prega. Prega. E sa che ti eh, non dico beh, bugie su questo. Allora, eh? Prega, prega, ti dico che è simpatico. È simpatico perché è una battaglia che stiamo portando avanti. non Era un complimento a un politico dire che era simpatico. È simpatico perché comunque è in linea, Se no? la prende, sì. È in, linea, è in linea, nel senso che ehm, è stata ventilata più volte l'idea di fare un nuovo ospedale, però ricordo eh, allo stesso Brega che è stato proprio il suo partito a investire sull'ospedale Terni oltre 35 milioni di euro per solo cambiare tapparelle e riverniciare la, le facciate dell'azienda ospedale e fare le, le, eh, le uscite eh, di sicurezza, le scale antincendio, le dette scale antincendio. Dunque quei soldi magari potevano essere risparmiati e eh, utilizzati per un progetto eh, di un nuovo ospedale, che è la cosa secondo me migliore e è la cosa da fare immediatamente uno per dare ehm, sia ai, soprattutto ai dottori e ai primari, agli infermieri che lavorano farli lavorare in condizioni migliori perché quello che abbiamo le persone eh, che sono oggi impegnate su quel fronte sono comunque persone che vanno tutelate perché eh, ogni giorno danno più del dovuto mh, in base anche alle condizioni in cui versa eh, l'ospedale, dai primari che vanno, da gente che sta per andare in pensione, non c'è una programmazione dell'ospedale, dell l'azienda ospedaliera, ne sono estremamente convinto, eh, vanno puntati i riflettori, va eh, rilanciata la sanità eh, ternana, ma... Va anche, questo lo sottolineo, perché mh, secondo me eh, tutte queste eh, situazioni che si stanno creando mh, non sono a caso e non vorrei e spero che non sia così, che, non, che il Partito Democratico non abbia l'obiettivo quello di fare un'azienda ospedaliera unica e un'azienda sanitaria unica. A questo non ci sto, non ci sto io come, eh, e il mio partito, ma fare due aziende ospedaliere che funzionino e due aziende ASL come oggi ma non distruggere l'ospedale uh, oh, Ternano ma rilanciarlo con nuova struttura uh, in e in... mesi siete d'accordo in... su certo, questo? certo infatti però. io qui direi da oggi, oggi prendere un impegno di fare una proposta per la costruzione e la realizzazione di un nuovo ospedale unico, di un nuovo ospedale territoriale e Dare eh, le risorse giuste per poterlo oh, gestire al meglio, con professionalità e con, ehm, con reparti eh, specializzati, magari revisionare la, la, la sanità umbra: nel senso che se a Terni facciamo una cosa, a Perugia facciamo ne facciamo sono... l'altra, in modo che non siamo concorrenti perché sennò no non se ne fa né una a Terni né una a si Perugia. quindi questa proposta di Fiorini? Fiorini. Io sono contento, loro si stanno svegliando adesso. adesso Hanno anche il sindaco a Terni. Io sono contento. Eh, il problema, qual è, bisogna evitare, in, in questa regione, succede cioè in Italia quella, o a Terni: che se una cosa la dice uno perché viene, oh, non si Ma non a me, fa io sono per contento fare. perché non loro finalmente proprio. siano arrivati a queste posizioni. Però, bisogna, io non voglio ricordare, ricordare a Fiorini che sia quando era l'opposizione e oggi che in quella città è al governo non ci sono stati atti che hanno sostenuto le io battaglie vere, io delle volte mi sono ritrovato che l'opposizione era d'accordo con molti del mio partito, quando io su quella città ho fatto battaglie vere e vedevo gente dell'opposizione che invece di sostenere, ma non perché devono sostenere me, battaglie per quella città erano in linea con la maggioranza magari di governo. Io tante volte ho fatto forse il leghista e il grillino in quella città o in questa regione e non ho visti né il leghista né il grillini sostenermi. Beh, io grillini. Ma io penso che la politica la fanno le persone, io scelgo le persone, sia lui che Andrea, sono due bravissimi ragazzi a cui auguro veramente un futuro e anche una prospettiva li liberati, liberati sì, due, sono due persone serie, due ragazzi in gamba, gli auguro veramente il bene, che possono fare del bene a quella città e a questa regione perché ce n'è bisogno, sì. ma una cosa che è fondamentale fare nella città di Terni, che per troppi anni c'è stato un legame tra maggioranza e opposizione, lo dico con grande sincerità, e quando si facevano battaglie venivano contrastate da soggetti che dovevano fare l'opposizione e che dunque avrebbero fatto altre cose proprio per evitare alcune crescite questo lo sai ma è non è, è riferito è a lui minuti, no, eh, qui sai che che io non aggiungo una cosa lui ehm, non sai che non il collega no no, no 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 assolutamente no ma condivido il fatto che maggioranza e opposizione hanno fatto sempre con, consociativismo e un questo pezzo un pezzo a eh. maggioranza e questo oggi che tu lo attesti no, lo io te ne so grato perché è la realtà però ricordo sempre che l'azienda ospedaliera pernana l'ASL la, la, eh, e la sanità è gestita dalla regione che è il tuo partito che sa a sì, governare la ne regione problemi, no, 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 tu, nel senso mi fa piacere ascoltare queste parole ma allora a questo punto proponete, proponete a questo punto ah, giustamente il sindaco si, di Terni ma oggi è Terni mesi, eh, ma, non, ma noi lo cioè, sosteniamo ma non lo lasciate allora facciamo, da solo come sul decreto no, periferia a livello nazionale che gli avete dato i soldi dati giustamente no, no, dato a però, e a Terni avete lasciati da soldi. però è inutile che rigiri il discorso quando tu stesso hai detto non bisogna guardare per determinare ah. battaglie e il colore politico benissimo, prepariamo un atto per, costru per costruire il nuovo ospedale Ternaro ma io, eh, io preparato ah, allora, e, è la e, capiamo, e ricordo la e ricordo anche una cosa la allora, città della salute, vent'anni non okay, si sta a defiamare siamo è disponibili è. a sostenere tutte le azioni Perfetto. che vengano dal sindaco fatte allora, in maniera fatemi, seria fatemi, e non strumentale però non lasciate solo il sindaco di Terni come avete fatto con la legge sulle periferie a livello nazionale dove il governo ha date i soldi a tutti meno che a Terni sosteniamo quella città, sosteniamo il sindaco, tu sei anche consigliere comunale, non lasciamo quel territorio soli perché mi sembra che voi avete iniziato ma dopo quattro mesi è io, io, un appello per, per Terni, so, per so, Terni so, Lei sottoscrive ma, su, ma, ma palmi no, sono ve, so vent'anni che loro lo 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 sanno, lo lo lo, sanno lo e non, non hanno vantà. mai sono vent'anni che loro sono al governo e non hanno mai difeso il territorio del NATO. Sempre nano. difeso, il sindaco Abbiamo finito, vedete? Abbiamo finito l'ultimissima allora, cosa, la devo ricordare. Volevo parlare di ambiente, lo faccio in 30 secondi perché poi eh, Fiorini ha chiesto eh, l'audizione con eh, il WWF per le autorizzazioni rispetto alle guardie venatorie. Ha chiesto questa audizione, eh, la vuole spiegare davvero in 20 secondi? però perché siamo fuori? Eh, secondo me, bisogna che le persone tornino alla. Uh, um, avere una, concezio, una concezione, una concezione eh, normale della società, nel senso che se una persona non è eh, abilitata ad effettuare eh, verbali, verbali multe ai cacciatori perché non vabbè. possiede il decreto ittico-operatorio come guardia volontaria, non si può permettere. Perché qui mh, penso che si, si, si ricreda lo 007 della questione: andare a fare determinati verbali perché adesso poi sarà la regione a rispondere di questo e poi sentiremo l'audizione quando avverrà brega, io, sostengo, parlando, io, sostengo, se io sostengo Fiorini io sostengo, Fiorini, così, sostengo il te, la città di Terni il sindaco di Terni perché loro lo stanno sì, lasciando solo lo prima, lasciando brega, solo brega, eh, parla, parlando di ambiente no? adesso c'è questa chiarelle tra Salvini e Di Maio inceneritori sì, inceneritori no eh, lei da quale parte sta? dalla parte dei cittadini cioè, io, credo, sì o no? io credo che servano delle politiche ambientali vere che, che aiutino innanzitutto la nostra, il nostro paese, ma la nostra regione. Qualcuno mi deve spiegare non se non chiudiamo capire. i cicli. No, cioè, appunto c'è il ciclo dei rifiuti. Tu lo inizi. Di no, dico, tu lo inizi. No, no, io dico solo. Tu lo inizi e lo devi chiudere. Se noi non decidiamo come chiudere il okay. ciclo qualche risposta va data eh, non no per i no, no? 15 no, secondi eh, no. no assolutamente in Umbria quella battaglia che noi, noi abbiamo fatto qui in Umbria che è stata strumentalizzata era perché sul decreto Renzi dovevamo costruire in Umbria il terzo ingegnitore e sicuramente a Terni per questo noi già ne abbiamo due Basta, noi riusciamo bene. a fare il nostro anche perché come diceva qui condivido bisogna chiudere il cerchio dei rifiuti questa è la regione che deve fare la programmazione perché una raccolta differenziata forte e puntuale e a, zero non non a zero non arriverà mai ma con determinati impianti Obviamente di selezione sì, sì. si recupera il più possibile in discarica finisce anche il 3% poi eh, è un tema importante e complesso dice, eh? regia, noi sfumiamo chiaramente perché non abbiamo più il tempo siamo fuori già di quasi 5 minuti grazie Presidente no, della, sostegno della, città di Terni, de, della dell seconda commissione Eros Brega, e io invece, e io invece Emanuele, sono a sostegno di Eros Brega. Differente. <ride> allora, Emanuele Fiorini, capogruppo della Lega, e vicepresidente della seconda commissione. Della <ride> Grazie per essere stati con noi. Appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci.